più per combattere la ludopatia, frutto del progetto A Carte Scoperte, realizzato grazie al sostegno della Fondazione con il Sud. Abbiamo incontrato gli operatori dello sportello di Crotone, Ugo Rendace. Una scommessa in più e il rischio di perdere anche la propria famiglia si fa più concreto. Con la pandemia è aumentato il numero dei giocatori, mentre l'età media è scesa a 16 anni. I centri, nati in tutte le province della regione, sono specializzati nella cura del gioco d'azzardo patologico. Siamo pronti ad accogliere chi abbia bisogno di aiuto rispetto a questo problema. Abbiamo quindi messo in piedi un centro specializzato che ci dà la possibilità di prendere in carico globalmente l'utente e anche la sua famiglia. Come un cancro, la ludopatia stritola chi gioca, mentre prosperano le organizzazioni criminali e l'usura, una dipendenza come la droga, ma da cui si può guarire. Le comunità e i serti in modo particolare sono messi insieme, si sono formati e hanno costruito percorsi diversificati, perché non è che lo stesso percorso vale per chiunque. Infatti si parla di programma terapeutico individualizzato e non tutte le comunità vanno bene per tutti. Una comunità va bene per un certo tipo di carattere, una comunità va bene per un altro carattere, altri vanno bene al servizio pubblico nel serio. Quindi, la risposta, diciamo, per nostra fortuna in Calabria c'è. Alle famiglie il compito di intercettare il disagio. Essendo un problema che riguarda l'intero sistema familiare, spesso sono proprio i vari membri della famiglia che arrivano a quel punto di non ritorno, di esasperazione, tale per cui sono portati a chiedere aiuto, insomma. Sciopero